A tutte e tutti, diamo inizio a questo incontro dedicato a presentare un libro come occasione per riflettere però sulla figura di uno dei protagonisti della cultura fotografica italiana del secondo Novecento, nonché egli stesso importante fotografo, come sentirete, Cesare Colombo. È il primo di una serie di tre incontri che organizza Fondazione ISEC sul tema fotografia-storia. Sono tre incontri apparentemente molto lontani fra loro. Iniziamo stasera con Cesare Colombo. Come detto, lunedì prossimo, 31 maggio, avremo fotografia e design, la costruzione dell'immagine del prodotto industriale, e presenteremo i contributi raccolti in una rivista online, ICE Design. E poi chiuderemo questo miniciclo il 10 giugno con la presentazione del volume Togliatti, la fabbrica della Fiat, scritto per la parte, un reportage letterario e visivo, Claudio Giunta e Giovanna Silva. Tre incontri molto diversi, tre incontri però che in qualche modo sono tutti in consonanza con ciò che fa ISEC e ciò che conserva ISEC. E ISEC, tra le altre cose, conserva un importante archivio fotografico. La città, il lavoro, il prodotto industriale sono le parole chiave che giustificano e tengono insieme i tre eventi. Ma veniamo all'oggi. Oggi a discutere del libro e della figura di Cesare Colombo saranno con noi, oltre alla curatrice della mostra da cui il libro trae origine, nonché del saggio che sostiene ed è una vera e propria monografia, il libro è Silvia Paoli, e discutono del volume si confrontano Monica Di Barbara dell'Università Milano Bicocca e a lungo e ancora oggi, per fortuna, collaboratrice di Fondazione ISEC, Giorgio Zanchetti, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea dell'Università degli Studi di Milano, che intreccia i suoi studi tra la scultura, l'arte figurativa, i nuovi media e la fotografia, che è un punto importante della sua ricerca. E infine Silvia Sabina Colombo dell'archivio Cesare Colombo, che in qualche modo sono intrecciate profondamente, non solo per ragioni anagrafico-affettive, ma anche per il lavoro che fanno con l'esposizione e con il libro di cui siamo a parlare. Prima di cedere la parola a Monica Di Barbaro e poi via via agli altri relatori, mandiamo un brevissimo video di 2 minuti e poco più, che visivamente ci riporta alla mostra, visivamente ci fa vedere alcune delle immagini di cui poi sentiremo parlare appunto di Cesare Colombo. Grazie a chi ci segue, grazie a chi è qui con noi adesso. Buonasera, proviamo a mandare il video.
Monica di Barbara, però dico solo che il video aveva un accompagnamento musicale, ma qualche cosa ci si mette sempre di mezzo e quindi l'abbiamo solo visto, ma non abbiamo avuto l'accompagnamento. Buonasera a tutte e tutti anche da parte mia e sono molto contenta di essere qui a presentare questo libro per diverse ragioni, ma due in particolare. La prima, fondamentale, è che è un libro molto bello, che non è scontato e che è molto bello per diverse ragioni. Intanto, ovviamente, è molto bello per le fotografie. Ne avete viste alcune e ce ne sono anche molto altre. Sono molto belle, ma sono anche presentate molto bene. Gli si lascia spazio, ci sono didascalie precise, sintetiche, ma molto efficaci, e quindi hanno anche una, come dire, una buona presentazione. E poi, ma delle fotografie parlerò poi in seguito. È un libro anche molto bello per la curatela. Si vede che è un libro che è uscito da uno studio, è il catalogo di una mostra, ma come accennava anche Giorgio, sono molto d'accordo, reggerebbe benissimo anche autonomamente. È un'ottima curatela per l'apparato introduttivo, intanto l'introduzione di Silvia Paoli, che è un saggio che una volta tanto non è una serie di voli pindarici per illuminare l'ego del curatore o della curatrice in questo caso, ma sono le note di una studiosa che sa di quello di cui sta parlando, che si dedica con competenza alla fotografia da anni, che conosce bene il fotografo, lo studioso di cui parla e che ha studiato. È quindi un saggio che contestualizza nel modo migliore non soltanto le immagini che poi vengono presentate nel testo, ma tutta l'esperienza di Cesare Colombo e in qualche modo, essendo anche un'esperienza così multiforme, una parte, una fase della cultura fotografica del secondo dopoguerra. E pensavo, mentre Giorgio parlava di questo piccolo ciclo di tre incontri, su questo che stiamo facendo, e poi dice il prossimo sul design, quello dopo ancora sul lavoro, dice temi che sembrano apparentemente lontani. E pensavo al fatto che invece Cesare Colombo avrebbe potuto parlare perfettamente di tutti i temi che stiamo affrontando, della città, del lavoro, del design, perché sono tutti temi sui quali ha fotografato e lavorato. Quindi dicevo, un'introduzione che consente di leggere nel modo migliore le immagini che vengono proposte e anche un apparato critico molto interessante, curato da Sofia Brugo, in cui c'è una biografia molto accurata di Cesare Colombo e una bibliografia dei testi che lui ha prodotto in diverse occasioni e pubblicati anche in diversi ambiti, anche questo è evidentemente frutto di uno studio molto preciso e accurato, e una bibliografia su Cesare Colombo, quindi dei testi che sono stati pubblicati sul suo lavoro. E nel complesso, quindi, direi che è un volume che sicuramente resterà un punto di riferimento per chiunque voglia studiare la figura complessa, articolata di Cesare Colombo, ma più in generale per chi voglia studiare la storia della fotografia, in particolare in Italia, nel secondo dopoguerra. Questa attività poliedrica, multiforme, di Cesare Colombo fa sì che questo testo sia poi punteggiato di nomi di persone, di eventi, di pubblicazioni che veramente hanno contribuito a intessere la cultura italiana degli ultimi 50 anni, degli ultimi 60 anni. Questo quadro complessivo quindi dà la prospettiva in cui guardare queste immagini. Il secondo motivo per cui sono contenta di presentare questo libro è perché una mostra così bella, così studiata, così pensata, così preparata è stata poco fortunata perché si è inaugurata proprio nel momento peggiore, di questi mesi. E quindi è stata bloccata un po' sul nascere, è stata poi riaperta, ma certo il contesto
lo conosciamo. Ed è un peccato perché appunto è una mostra molto bella e sono molto belle le immagini di Cesare Colombo e sarebbe importante, io credo, che venissero conosciute da un pubblico che non è solo quello degli addetti ai lavori, ma da un pubblico più ampio, più vasto. E sono immagini che si prestano molto bene a una lettura trasversale, perché hanno, credo, una caratteristica che è secondo me fondamentale di tutte le opere riuscite, cioè possono essere lette su una pluralità di livelli. Hanno una superficie iconografica, per così dire, che è apparentemente semplice di lettura immediata. Ma in realtà sono fotografie, direi invece profonde, nel senso che sotto questa superficie apparentemente semplice, sotto questa semplicità apparente, in realtà rivelano a un occhio più attento e più preparato una serie di elementi che consentono appunto una pluralità di livelli di lettura, perché questa semplicità non è in nessun modo frutto dell'improvvisazione, ma al contrario, è una semplicità che è in qualche modo conquistata, pensata, elaborata. E sotto questa superficie, delle immagini si vede una grande intelligenza nella capacità di cogliere gli elementi del reale, anche spesso con uno sguardo ironico, ma non solo. Sono visibili poi in queste immagini i riferimenti di Cesare Colombo. Alcuni sono citati, alcuni autori sono citati nel libro anche da sue interviste o testi che ha scritto Klein, Haas, Bresson, Bubin. E guardando con attenzione queste immagini, questi riferimenti si colgono, si coglie la cultura fotografica che c'è dietro a queste immagini. E si coglie anche la padronanza tecnica, la padronanza del mezzo che non si risolve mai nell'estetismo, nel formalismo fine a se stesso, ma che è sempre messa al servizio della comunicazione. E questo aspetto della tecnica è un aspetto, secondo me, molto interessante. Si scopre nel volume che Colombo non solo inizia a fotografare da giovane, ma grazie al padre inizia a lavorare da giovane in camera oscura. E questo è un altro aspetto significativo perché costruisce nel tempo la padronanza tecnica che poi si rivela nel suo lavoro. E a questo proposito farei due piccole citazioni dal volume. Nel 1972, in un'intervista a Angelo Schwartz, un altro noto studioso di fotografia, Colombo, dice di credere, cito, nella forza espressiva del documento ottico, senza bisogno di forzature tonali o elaborazioni in camera oscura. Quindi come se il momento della produzione dell'immagine si risolvesse nello scatto. 15 anni dopo, poco meno, nel 1986, in un'altra intervista, questa volta a Renzo Chini, Chini dice che Colombo sostiene la necessità di ripristinare i significati che il materiale sensibile non restituisce, e quindi di intervenire nel passaggio dal negativo alla stampa. Quindi un approccio che si è modificato nel corso del tempo e in cui invece la rielaborazione in camera oscura diventa uno dei passaggi fondamentali per consentire di emergere a tutto il potenziale di quello che aveva chiamato documento ottico. E queste due riflessioni a distanza di poco meno di 15 anni mi sembrano interessanti perché mi sembrano proprio il segno di una capacità costante di riflettere sul proprio lavoro, di riflettere sul documento fotografico, una messa a punto continua, costante nel tempo della sua relazione con l'immagine. E di questa continua volontà di rimettere in discussione l'immagine fanno parte anche una serie di sperimentazioni, per esempio l'utilizzo già dagli anni 50 del colore, abitualmente insieme al bianco e nero. E di nuovo un utilizzo del colore che è lontano dagli snobismi di altri autori e che invece è pronto a provare
anche in questo caso non per così creare delle produzioni che siano, che abbiano esclusivamente una valenza estetica nell'uso del colore, ma ancora una volta per mettere alla prova il documento fotografico nella sua capacità di rappresentare e soprattutto direi di comunicare. L'immagine che, una delle immagini che è comparsa e che è usata sulla copertina del libro, secondo me, esemplifica molto bene questo uso veramente bello e intelligente, profondo del colore nelle immagini. Un'attenzione al colore che, credo si possa collegare anche al suo lavoro in ambito pubblicitario. E torniamo a questo intreccio di piani che è particolarmente fruttuoso, mi pare, nell'opera di Cesare Colombo. Fotografo, l'abbiamo detto, anche studioso di fotografia, insegnante, ha curato molte mostre, ha collaborato con diverse riviste, ha lavorato molto negli archivi. E sono tutte attività che in qualche modo si nutrono reciprocamente e nutrono la sua produzione nei diversi campi in cui si è messo alla prova. Mi piace sottolineare in particolare questo aspetto di studioso della fotografia anche storica e che va di pari passo con il suo lavoro negli archivi, un po' perché è un percorso che, come dire, al quale mi sento particolarmente vicina, ma anche per sottolineare un altro aspetto, il fatto che molto spesso lo troviamo precorrere i tempi in qualche misura. E così nel 1969, la mostra che cura, dedicata a Francesco Negri, un fotografo attivo a Casale Monferrato tra 8 e 900, è un segno di questa attenzione, anche di questo precorrere i tempi. Il 1969 è molto presto rispetto a tutti i lavori che da lì in poi incominceranno a svilupparsi sulla fotografia storica. Quindi in molti campi possiamo considerarlo anche un precursore, ha aperto strade che poi sono state portate avanti da lui e da altri. E rispetto a questa attenzione agli archivi, devo dire che mi sono incuriosita, mi sono chiesta, ho visto alle spalle di Silvia e Sabina delle scatole che immagino siano proprio quelle dell'archivio e mi sono chiesta che rapporto aveva con il suo di archivio, una persona così attenta agli archivi altrui. E qualche osservazione ancora sui soggetti. In parte li avete visti nelle fotografie del video e ce ne sono alcuni che sono stati ricorrenti nel corso di tutto il suo percorso e di tutta la sua carriera. Sicuramente la città, e in particolare sicuramente Milano. Milano che viene seguita nei cambiamenti nel corso del tempo, è una Milano di cui non si cerca mai, io almeno ho questa sensazione, il pittoresco. È una Milano che certe volte è una Milano a cui non siamo più abituati, che è andata persa, è vero, ci sono le foto delle lavandaie lungo i Navigli, quell'altra bellissima immagine con la casa bombardata. E nell'immediato dopoguerra è ancora abitata nonostante le condizioni difficilissime. Quindi ci sono degli elementi che nel tempo sono cambiati, ma non c'è mai, secondo me, questo approccio nostalgico nei confronti di una Milano che non c'è più. La sensazione è più quella della curiosità, dell'attenzione, della sensibilità, di uno sguardo che cerca di seguire il cambiamento della città e cerca di seguire il cambiamento della città soprattutto nella diversa relazione che le persone hanno con lo spazio urbano, che non è quasi mai uno spazio vuoto, ma è sempre uno spazio popolato, abitato. Così come gli spazi abitativi sono spazi popolati, sono spazi in cui le persone hanno una grande rilevanza. Persone sono un altro dei fulcri della rappresentazione fotografica di Cesare Colombo. I ritratti, ma soprattutto le persone
in relazione con le altre persone e le persone nel contesto urbano, nel contesto abitativo, negli spazi del teatro, dell'arte. E all'interno delle persone una grande attenzione nel corso del tempo è anche lo sguardo che Cesare Colombo rivolge sulle donne. E di nuovo con uno sguardo sensibile, attento, con uno sguardo che un'altra volta in alcuni è precorritore di una serie di temi che vengono sviluppati nel corso del tempo. E faccio riferimento in particolare al volume del 1989, Donna Lombarda, in cui non a caso Cesare Colombo collabora con Roberta Valtorta, il cui nome emerge naturalmente molto spesso nel testo introduttivo, e poi con Anna Rita Buttafuoco, che è una delle pioniere della storia delle donne. E quindi c'è questo incontro, che a me sembra molto significativo, questa attenzione, a un ambito di studi e di riflessione che è quello della storia delle donne che sta appena nascendo. E in questo incontro con una delle prime storiche delle donne si dimostra, secondo me, l'attenzione a uno sguardo che va a cercare anche le competenze dove ci sono e che collabora con persone, come dire, con le antenne bene alzate per capire che cosa sta succedendo e cogliere cosa sta succedendo. È un testo molto interessante in cui, come anche in altri lavori di Cesare Colombo, si tengono insieme due piani, quello della fotografia storica e invece la nuova produzione e l'immagine autoriale. E in particolare un altro elemento che è interessante, le fotografe che partecipano alla mostra da cui poi viene tratto questo libro sono delle donne, quindi lo sguardo delle donne sulle donne. E anche questo volume, nonostante i molti anni passati e l'evoluzione che c'è stata negli approcci, nel metodo, nello sviluppo della storia delle donne, rimane, per quanto riguarda lo studio della rappresentazione del femminile, sicuramente uno studio che ancora dopo tanti anni è un punto di riferimento. Un altro soggetto che è stato citato e che ritorna lungo tutta la carriera di Colombo è quello del lavoro. Il lavoro che è rappresentato nella sua quotidianità molto spesso, nei momenti anche magari più banali, più periferici. È stata mostrata quella foto che secondo me è bellissima degli impiegati durante una celebrazione per il Natale, credo, con quest'aria un po' depressa di essere coinvolti in questi festeggiamenti di cui non sembrano poi così entusiasti. Ed è proprio secondo me questa capacità di cogliere, come accennavo prima, anche con ironia, questi momenti che sembrano appunto un po' tangenziali, un po' periferici, ma che raccontano molto di un contesto. Una fotografia del lavoro in ambiti diversi, c'è il lavoro industriale, ma c'è anche il lavoro, anche più difficile da rappresentare e da fotografare, dei colletti bianchi, del lavoro d'ufficio. Ricordo qui, non fungendo in questo caso da padrona di casa, me lo posso permettere, una collaborazione di Cesare Colombo a una mostra fatta proprio in ISEC nel 2013 sulle fotografie sul reportage di Ernesto Fantozzi nelle città del Nord Milano per documentare la trasformazione industriale. E, oltre a questi temi ce ne sarebbero molti altri, il paesaggio, la moda, i consumi, gli spettacoli, ma anche abbiamo visto le immagini di Marcuse all'Università Statale di Milano, anche le immagini delle proteste, sia studentesche che operaie. Quindi
una quantità di temi che appunto vengono affrontati secondo tutti quei registri che abbiamo detto, secondo tutte quelle prospettive e quei punti di vista che abbiamo detto. Concludo con una parola che ho ritrovato spessissimo nel corso del libro, sia in sé che come sinonimi o perifrasi, che è la parola fiducia. È una parola che ricorre continuamente nell'introduzione e che rimane costante nel passare degli anni. Se c'è proprio un filo rosso che mi sembra che rimanga, è questa parola, che è una fiducia nella possibilità che l'immagine ha di comunicare sicuramente, ma che è anche qualcosa di più, che è la possibilità che l'immagine ha di contribuire a un cambiamento. E faccio solo due esempi molto rapidi legati a questo aspetto. Da una parte il continuo tentativo di proporre un'immagine che sia esplicitamente alternativa a quello che viene definito il conformismo della stampa illustrata. Quindi la volontà di produrre delle rappresentazioni diverse al di fuori degli stereotipi per contribuire in questo modo al cambiamento. E la seconda è invece la mostra della Rotonda della Besana all'Occhio di Milano, l'importantissima mostra sulla città di Milano, in cui il fine delle fotografie dovrebbe essere anche quello di suscitare un dibattito sullo spazio urbano. Addirittura quindi la fotografia come strumento di cittadinanza, di partecipazione al reale e di tentativo di cambiamento di questo reale. Credo che una fiducia maggiore di questa nella fotografia e nell'immagine non sia possibile averla. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata nei 20 minuti e lascio la parola a Giorgio Zanchetti. Grazie. Grazie mille, mi inserisco. Ecco, no, grazie davvero a Monica Di Barbara per questa presentazione, ecco, così ampia, che ha già toccato molti degli argomenti che mi riproponevo anch'io di affrontare. Quindi io farei, anche perché poi mi auguro di sentire, diciamo, la voce di chi ha avuto, come dire, la fortuna, il privilegio di poter lavorare direttamente su questi materiali fotografici ed archivio di Cesare Colombo. Ecco, mi piacerebbe sentire poi anche da loro una testimonianza su questo approfondimento. Parto da una considerazione forse, come dire, ovvia, ma che ci tengo invece a riproporre e a sottolineare, cioè che il volume di cui stiamo parlando oggi, è stato detto, è il catalogo di una mostra. Il catalogo di una mostra non è qualcosa di meno di un libro, no? Qualcosa di meno di una monografia, ma è, dal punto di vista dello storico dell'arte, come io sono, ma come dire, dello storico della cultura visiva in tutti i suoi aspetti, quindi anche dello storico della fotografia, forse qualcosa di molto di più di un libro di altro tipo, perché è quel tipo di libro che si fa unicamente, no, per forza, volenti o nolenti, lavorando di prima mano sui materiali visivi, che sono poi gli oggetti che uno sta studiando, ordinando, catalogando, recuperando fisicamente per andare. Quindi è un tipo di lavoro che si fa incontrandosi direttamente con questi oggetti, ecco, non limitandosi ad incontrarli tramite riproduzioni o tramite la letteratura precedente sul proprio oggetto di studio. In questo senso, quindi, è fondamentale partire dalla mostra che ha originato, il progetto di mostra che ha originato questa ricerca, e che purtroppo, come è già stato detto, poi
pochi di noi abbiamo visto, fa impressione, cioè pochi di noi hanno avuto la fortuna di vedere, diciamo, con l'agio che avrebbe meritato, cioè anche tornando più volte sul luogo del delitto per vedere queste immagini straordinarie. Fa impressione, lo facevo in questi giorni preparando, ecco, queste poche battute per l'intervento oggi, no, leggere scritta sul catalogo la data di inaugurazione della mostra, 21 febbraio 2020. Cioè, ci ricordiamo tutti la gran coda che c'era stata la sera dell'inaugurazione, e quindi la gente, e come dire, forse è stata, ecco, l'ultima inaugurazione così affollata che io ho avuto modo di visitare davvero pochi giorni prima che all'improvviso un mio collega più giovane mi spiegasse che si poteva fare lezione agli studenti così come stiamo parlando noi oggi, che era una cosa che io non sospettavo neanche minimamente, ecco, nel febbraio del 2020. E non sono passati 100 anni, ma da un certo punto di vista sono passati. L'impressione molto forte, entrando nella sala del castello, nella sala Viscontea, dove c'era questa mostra, intanto riguardava anche l'intelligenza espositiva del progetto, credo molto pensato e anche piuttosto innovativo dal punto di vista visivo, no? Con questi materiali originali, le fotografie di Cesare in cornice alle pareti, divise intelligentemente per temi, per gruppi di soggetti che correvano addirittura dalla fine degli anni 50, prime cose, fino al nuovo millennio, così come sono rispecchiati, no, per categorie tematiche all'interno del catalogo, e poi questo impressionante percorso, diciamo, di intellettuale del Novecento di Cesare Colombo, a cui Italo Luppi aveva dato quella forma di una cronologia molto elaborata dal punto di vista anche visivo, cioè una cronologia da guardare oltre che da leggere. Di solito, quando si arriva a scrivere la cronologia nelle mostre, tutti i curatori e allestitori sono disperati, perché tutti dicono: ma adesso dove la mettiamo tutta questa serie di dati, di incontri, di cose? Se non gli si dà una veste visiva, si fa un libro, non si fa una mostra. Ecco, in quel caso, con due ordini di immagini, anche proprio di repertorio di immagini, le stampe originali dell'epoca poste in mostra e tante riproduzioni anche di immagini diverse dove si vedeva lo stesso Cesare in questa cronologia così animata, sono stati, a mio modo di vedere, l'unica chiave possibile. Ecco, chiaro, è facile quando poi la si vede già fatta da qualcuno, ma è stata una bella pensata per restituire questo personaggio a 360 gradi, nel senso che se no sarebbero servite due mostre, cioè una per vedere le fotografie di Cesare Colombo e una, come dire, sulla Milano di Cesare Colombo in tutti i suoi aspetti, cioè non quelli, appunto, non, come già diceva chi mi ha preceduto, di una rappresentazione pittoresca della città, ma quelli proprio dell'anima culturale della città, che corre dai teatri, dai luoghi della musica anche leggera, anche popolare, al mondo della moda, al mondo della produttività in tutti i suoi aspetti, ecco, non solo quelli più apparentemente creativi. Io credo che Cesare Colombo fosse tutto questo, quindi meritava, ecco, uno sforzo anche ideativo nel fare la mostra retrospettiva su di lui. Perché, come dire, tutti quando c'era lui dicevamo: sono l'unico che può fare una mostra su di te, eccetera, a questo punto sei tu, perché sei stato così tanto, no, osservatore attento anche del lavoro degli altri, così tanto curatore, promotore, editore, insomma, aveva, e tornerò brevemente su questo, anche una capacità di esprimersi non solo attraverso le immagini, non solo attraverso la sua fotografia, ma con una lucidità critica e storica importante.
E quindi, insomma, complimenti a chi ha pensato, a chi ha fatto questa mostra. Venendo, al libro, in particolare, o al catalogo in particolare, ho l'impressione che questo sforzo importante che a me piace ricordare con una Abbiamo un piccolo problema di connessione, speriamo che si risolva. Eccolo, è ricomparso. Forse il microfono è rimasto spento, Giorgio. Ma mai devo attivare, come faccio a attivarglielo io? Vediamo, ma non lo sentiamo. No, adesso sembra acceso il microfono, però non riusciamo a Sì, è sentirlo. acceso. Il microfono risulta acceso dal display. Purtroppo però non si riesce a sentire. Credo che debba forse uscire e riprovare a rientrare. Mentre magari a questo punto può prendere la parola Silvia e poi dopo, non lo taglieremo nella registrazione questo pezzo. No, mi dispiace, non vorrei. Vado io, Giorgio? Direi di sì, perché sennò siamo. Ma io volevo intervenire alla fine, perché poi non so, Sì. ci sono anche Ah, Silvia e sì, certo. Sabina, Allora ci facciamo sono. parlare loro. Facciamo parlare loro, Sì, io ci e poi c'è anche mancherebbe altro, scusa, Sofia. che mi ha messo nel panico questo silenzio improvviso di Giorgio Zanchetti. Magari chiediamo a Silvia e Sabina intanto. Sì, Va bene, speriamo certo. che loro poi che rientri e che Sì, funzioni. noi saremo brevissimi. No, Sì, no, fate, prendete il tempo che avete, tranquille. è Fate solo un prima. breve accenno all'archivio, insomma, anche perché poi c'è un cane che gira qui, potrebbe sentirsi qualcosa, si avvicina l'ora di cena. Come Vai. detto, noi siamo Sabine e Silvia, le figlie di Cesare Colombo, e ci occupiamo della conservazione e gestione del suo archivio. A seguito della donazione che abbiamo deciso di fare al Civico Archivio Fotografico, io, mia sorella, nostro fratello Cosimo e Elena Del Savio, che è la moglie di nostro padre, di 100 immagini tra le più importanti dedicate alla città di Milano, abbiamo lavorato insieme a Silvia Paolo, Silvia Paoli alla realizzazione della mostra che appunto è stata esposta nella sala Viscontea, come detto. L'allestimento, ecco, di cui si parlava prima e che è stato apprezzato, è stato curato da Italo Lupi, architetto, grafico e amico di lunga data di nostro padre. E forse, come, appunto, come si notava anche nel video mostrato prima,
alle pareti erano esposte le fotografie che poi sono quelle riprodotte nel catalogo, e al centro c'era questo lungo tavolone dove veniva ripercorsa da una parte tutta la vicenda biografica e professionale di nostro padre e parallelamente dall'altra parte una serie di testi, citazioni e immagini tra i suoi più importanti lavori di ricerca. Poi c'erano due monitor alla fine con dei video, con degli spezzoni di film girati da Cesare tra gli anni io vi vedo ma non vi 64 e 72. Voi sentiate me? Sì, vedo che mi dicono di ti sentiamo. Riprendo, io sento. Avevamo, scusa, non ho l'audio, non so perché non ho il vostro audio. Cerco di riprendere brevemente da dove ce l'avevamo lasciati. Ecco, il catalogo rispecchia questo sforzo intenso, importante della mostra. È davvero una prima monografia importante su tutto il lavoro di Cesare Colombo, e quindi ecco, dobbiamo essere tutti grati a chi ci ha lavorato così tanto. Ne emergono alcune caratteristiche fondamentali di questo personaggio. Io ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere, di frequentare Cesare nell'ultimo decennio della sua vita, occupandomi da storico dell'arte, ecco, non da storico della fotografia, vero, del suo lavoro e del lavoro di tanti altri suoi colleghi e fotografi dei quali lui stesso si era occupato come mentore e come compagno di strada. Cesare era una persona nata all'interno di un ambiente artistico, cioè dove la sua famiglia era una famiglia di artisti, ecco, con una consapevolezza quindi anche dell'importanza del ruolo dell'autore, anche se non si è mai atteggiato, diciamo, in modo artistoide come autore di fotografia. Aveva quindi questa qualità rara, e io ritengo essenziale per i grandi fotografi della sua generazione, insomma, che poi in modo ampio, ecco, copre tutta la seconda metà del Novecento, di essere completamente consapevole della peculiarità documentaria di mezzo oggettivo della fotografia, ma al tempo stesso pienamente consapevole che quello della fotografia fosse, per dirlo in un modo più semplice, più prosaico, forse una cosa che si fa, cioè un mestiere, cioè un modo di costruire un'immagine, non di estrapolarla o ricalcarla veramente dalla realtà, ma di dare una lettura della realtà attraverso l'immagine fotografica. E quindi, per dirla in un modo diverso, insomma, ricordiamo come lui sia stato giovanissimo, insomma, però partecipe dell'ambiente che era frequentato da Mario Dondero, da Ugo Mulas, no? Quindi ecco, da poi amico di tutti gli altri fotografi estivi a Milano, una consapevolezza proprio di creatore dell'immagine. Molte delle sue immagini sono pienamente legittime dal punto di vista della ripresa documentaria della realtà che si parava davanti ai suoi occhi, ma al tempo stesso sono sapientemente costruite, non perché siano messi in posa i personaggi o elaborati in modo, come dire, appunto da messa in scena le pose, ma perché posare lo sguardo sulla realtà è già una prima forma di interpretazione, e quindi tanto più fissare lo sguardo che noi abbiamo posato sulla realtà in un determinato momento, anzi in un determinato spazio-tempo, come amava sempre ricordare
Cesare è un elemento fondamentale. Lo si vede molto bene, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece non abbiamo avuto, ecco, il tempo e l'occasione di farlo più ampiamente con Monica Di Barbaro, ma anch'io immaginavo, prima di parlare questa sera, di dedicare qualche parola, ad esempio, proprio alla sequenza tematica che qui in catalogo è stata intitolata Offerte di lavoro, cioè su come si è trasformato il mondo del lavoro in 50 e più anni addirittura di riprese di Cesare. Davvero c'è, tanto anche la sua attenzione, mi permetto di dire, militante o comunque sociale, ecco, ogni storico della propria epoca ha sempre necessariamente anche degli interessi sociali, sociologici, cioè la storia alla fine ci serve per capire la società degli uomini, ecco, non per allineare sequenze di fatti o di date. Effettivamente, tra l'altro, in questi decenni il lavoro, forse oggi non è più esattamente così, però è stata una delle spine dorsali importanti della società milanese, ecco, molto di più in quei decenni degli anni 60, 70, anche 80, con l'invenzione di un nuovo modo di intendere l'imprenditoria creativa a Milano, dei quali lui è stato un testimone privilegiato. Questo tema, quindi Simone ha già parlato precedentemente di Barbara, ecco, vi invito soltanto a guardare con grande attenzione queste immagini straordinarie. Prima fra tutte, forse una delle immagini più celebri di Cesare, la famosa ripresa frontale, no? Dall'esterno della Torre Galfa, illuminata la sera con tutti gli uffici ancora illuminati, abitati, che è davvero, però anche l'ittera, ma ecco, un corrispettivo visivo fotografico della vita e istruzioni per l'uso di Perec, che l'ho sempre immaginata come una cosa di questo genere. Se si potesse immaginare una vita e istruzioni per l'uso di fotografia. E, mi fermo invece allora forse su un altro spunto, cioè su come questo suo interesse per il mondo del lavoro, così come è stato citato prima l'interesse per l'archivio. Ad esempio, sappiamo, no, che Cesare è stato uno di quei fotografi che si sono impegnati alla salvaguardia, alla tutela, alla formazione dei giovani, alla tutela anche in ambiti che abitualmente sono stati poco praticati, o forse negli anni 70 e 80 erano stati di più dalla storia della fotografia in quanto tale, ad esempio lavorando in paesi extraeuropei, in paesi in via di sviluppo, per creare una coscienza fotografica che è poi uno degli elementi attraverso i quali si può fondare o cercare di conservare la storia e l'autoconsapevolezza di un popolo, cioè anche quello della conservazione dell'immagine fotografica. Evidentemente il tema dell'impegno, anche per i decenni, ecco, nei quali lui ha vissuto la sua militanza, è stato un altro tema estremamente importante. Abbiamo visto scorrere prima, nelle bellissime immagini che abbiamo visto all'inizio, la foto famosa di Marcuse che parla all'Umanitaria qui a Milano agli studenti del movimento. E mi piace ricordare, e su questo mi congedo, ecco, scusandomi anche per i minuti che vi ho fatto perdere col collegamento internet, proprio perché, come accennavo prima, Cesare è una di quelle rare voci nel mondo delle arti visive in generale, della fotografia in particolare, che è stato capace di parlare del suo lavoro in prima persona, anche con altri linguaggi, ecco, non solo attraverso la sua opera, ma anche scrivendo, insegnando, parlando. Aveva una capacità comunicativa diretta, che è uno dei tratti che poi riversa, secondo me, anche nella sua fotografia. Molte delle fotografie che ha scattato non avrebbe potuto farle
se non fosse riuscito prima, no, a preparare un clima, una situazione empatica prima dello scatto. Credo che sia un fotografo che non ha mai rubato uno scatto senza che chi era soggetto della foto fosse interpellato direttamente e entrasse in una disponibilità di dialogo, era anche molto rispettoso in questo. Ecco, in occasione di una serie di incontri che proprio con Silvia Paoli avevamo organizzato anni fa al Castello Sforzesco, lui aveva rilasciato una testimonianza molto bella che è stata poi anche pubblicata, e all'interno della quale ho scelto, e vi leggo adesso queste poche righe, una sua appunto testimonianza che corre, no, da un primo discorso che può sembrare ideologico, legato all'impegno, a un secondo passaggio che potremmo leggere anche come dire un problema formalistico interno alla fotografia, per arrivare a una conclusione che, come accade a tutte le persone intelligenti, non è univoca, cioè parla di una contraddizione possibile interna, irrinunciabile, no? Come in tutte le operazioni critiche, anche nell'operazione fotografica. Quindi apro le virgolette. E parlava di quella fotografia di Marcuse che abbiamo visto prima. In questa fotografia Herbert Marcuse, famoso filosofo americano caro ai giovani contestatori, parla agli studenti del movimento e poi continuava. Nei quartieri periferici allora si inseguiva il mitico incontro con la classe operaia. Oltre a produrre delle immagini come testimonianza, una delle parole chiave, io lavoravo anche alla realizzazione di effimeri messaggi stradali, come una mostra realizzata su un grande nastro di carta, Nascita del fascismo, che fu affitta in Via Larga e un'altra in Largo Richini, a fianco dell'Università Statale. Quelli furono anche anni di violenze confuse, strategie del terrore, ancora oggi non decifrate. Mostra le foto dei funerali dopo la strage di Piazza Fontana. Non mancò, continua Cesare, però un attivo risveglio sociale cui partecipai dedicandomi ai problemi delle case popolari e degli sfratti. Avevo come riferimento visivo Cartier-Bresson e poi anche William Klein. Di Cartier-Bresson mi interessava soprattutto la capacità fulminea di selezionare un momento della realtà che gli storici avrebbero definito momento decisivo. Credo che questa definizione sia da completare, perché non è solo il momento decisivo a contare, ma anche la posizione fisica del fotografo. Sarebbe inutile fare una fotografia nel momento esatto se non trovandosi anche nella posizione esatta. Banalmente, se qualcuno ci si mette davanti, non importa aver capito il momento decisivo, bisogna essere anche nel punto decisivo. E conclude: in quel periodo io tentavo, insieme ad altri amici fotografi, una sorta di promozione visiva della ribellione, dell'ansia di mutamento che attraversava tutto il paese. D'altra parte, non potevo fare il militante a tempo pieno, perché dovevo sopravvivere con i servizi di architettura e con i reportage industriali per delle grandi aziende, ad esempio il IBM, che allora introduceva i primi sistemi di elaborazione dei dati, computer molto grandi, e mi aveva chiesto di rappresentare gli ambienti di lavoro. Vi assicuro che le contraddizioni che uno sentiva tra quello che avrebbe voluto fare, vedere e fotografare e quello che in un certo senso era costretto dalla professione a produrre erano enormi. Ecco, diciamo che credo che tutti noi, nel fare un bilancio storico del lavoro di Cesare, dobbiamo essere grato a queste contraddizioni. Io credo che sia davvero un occhio nella fotografia italiana unico per la capacità di rappresentare entrambi questi aspetti del mondo di quei decenni. E ringrazio quindi anche chi ha realizzato questa mostra e il catalogo,
per averli saputi col massimo rispetto, ma anche col massimo di approfondimento, restituire sia nella mostra sia nel catalogo. Grazie. Grazie Giorgio, come dire, mi corre l'obbligo di scusarmi per un contrattempo del tutto involontario e dipendente dallo stato delle connessioni che ha spezzato il tuo discorso, ma ha spezzato anche il discorso di Silvia e Sabina Colombo, che nel frattempo, per riempire il vuoto che si era creato, aveva iniziato a presentare l'archivio e le loro attività. Io spero che alla fine la qualità dei nostri, dei vostri, per meglio dire, discorsi, come dire, faccia premio sulla andamento un po' sussultante che è iniziato con la mancanza della musica nel filmato iniziale, è proseguito, ma speriamo di aver esaurito gli incidenti di percorso, e quindi, scusandomi con tutti, anche se nessuno ha una colpa specifica, ridò la parola a Silvia e Sabina pregandole di aver pazienza e di riprendere e concludere il loro intervento. No, certo, grazie Giorgio, saremo comunque molto brevi. Volevamo fare, ci piaceva fare un breve accenno a quello che c'è in archivio, perché pensiamo che possa magari interessare gli studiosi o gli studenti che poi potranno avere modo di vedere il filmato. E, come dicevamo, noi ci occupiamo un po' della gestione e della valorizzazione dell'archivio. E in archivio conserviamo quindi... questo per la curiosità di Monica e di Barbara, conserviamo quelli che potete vedere alle nostre spalle, che sono le scatole dei negativi proprio. Poi naturalmente abbiamo anche tutti i provini, le stampe e da un certo momento in poi anche i file digitali, diciamo, il tutto comunque parte dai primissimi anni 50, quando nostro padre ha iniziato a fotografare, va fino al 2015. Abbiamo poi anche, come appunto si poteva vedere in mostra, abbiamo anche una piccola raccolta di filmati in 16 mm, sono documentari, sono dei piccoli reportage, sono dei filmati promozionali, e per esempio c'è una grande parte dedicata alla documentazione dell'attività del movimento studentesco fra gli anni, diciamo, 68-69 fino al 72. Ecco, c'è poi una sezione dedicata alla raccolta dei testi, dei numerosissimi testi che Cesare ha scritto, sia per le mostre, i cataloghi che lui ha curato, poi articoli, saggi, note critiche o anche recensioni di libri fotografici o di altre mostre fotografiche non curate da lui. Poi c'è tutta la documentazione relativa alle sue ricerche, quindi ricerche come studioso delle immagini, di cui appunto si è parlato prima, a partire dall'Occhio di Milano, dalla Rotonda della Bisana nel 77, fatta per il Comune di Milano, ma anche tutto il suo lavoro con Alinari, per esempio su 100 anni di fotografie o sulla fabbrica di immagini, sulla fotografia industriale, oppure anche la collaborazione con Schirà per la sezione fotografia nella mostra anni 50 a Palazzo Reale, per dire. Poi c'è tutta un'altra serie di, come dire, una raccolta di riproduzioni di immagini storiche che sono state da lui raccolte attraverso tutte le sue, diciamo, ricerche più iconografiche, cioè non strettamente legate alla fotografia, ma anche alla pura immagine. Tutto questo materiale è comunque a disposizione, diciamo, di studiosi o di studenti o per progetti culturali, diciamo. È stato un lavoro per noi molto importante, anche molto bello, appassionante, poter lavorare e collaborare con Silvia Paoli e anche con Sofia Brugo alla preparazione di questa mostra, perché intanto ci ha permesso di ordinare un po' le cose. Poi grazie al loro lavoro di studio puntuale, attento, appunto si è potuta produrre questa mostra e anche il catalogo, che appunto fortunatamente, al contrario del destino della mostra, rimane, ecco, e ci rimane veramente come base e non solo, come dire, come spunto per poter, perché qualche altro studio partire da questo documento. Ecco. Grazie. Grazie a voi, e a questo punto le più volte evocata curatrice e poi nell'ordine la collaboratrice a questa iniziativa, Sofia, a voi la parola. Grazie, voi mi sentite? Sì.
Spero di sì questa volta. Sì, allora direi che dopo un'ora di presentazione in cui comunque è stato detto moltissimo e direi in maniera veramente molto esaustiva, io intanto voglio ringraziare tutti per questa iniziativa e voglio ringraziare in particolare Monica e Giorgio Zanchetti perché insomma in quello che hanno detto hanno colto perfettamente il senso di un lavoro e di un risultato anche che è stato metodologicamente e per i tempi e per la fatica e per quello che ha voluto dire anche doversi vedere la mostra subito chiusa dopo 3 giorni. L'inaugurazione è stata il 20 febbraio, non il 21. Avevamo avuto quel giorno la notizia forse del caso di Codogno, scusate, non mi ricordo. Già cerco di rimuovere quello che è successo quel giorno, ma le foto ci dicono che eravamo tanti e eravamo lì, insomma, per una cosa molto bella. E, quello che mi vorrei sottolineare proprio in 2 minuti è un po' una sfumatura, ma neanche troppo, che ha sottolineato Giorgio Zanchetti, che a me sta molto a cuore, cioè che il fatto che appunto il catalogo è il risultato di un lavoro scientifico, quindi vorrei sottolineare che è importante questo aspetto metodologico, insomma, di lavoro che si cerca, io come altri studiosi, insomma, di portare avanti anche nel campo della fotografia, e è stato proprio un corpo a corpo, io vorrei dire, con l'archivio, con gli oggetti, con la storia. La fotografia che voi giustamente avete, molte ne avete citate per l'argomento, per quello che è raffigurato, è comunque un oggetto che va studiato nella sua complessità per tutto ciò che sta a monte, quindi il fotografo, la sua storia, tutto quello che lui è e che fa, e a valle poi. Quindi al di là anche di quell'oggetto, come questo oggetto ha delle risonanze a livello culturale, a livello di stampa, di periodici, di tante altre cose. Studiare l'archivio ha voluto mettere in relazione, insomma, tutti gli elementi per poter restituire, e questo io sentivo, questo adesso vado su un discorso un po' più personale, volevo anche restituire un po' e ricostruire, insomma, restituire giustamente il ruolo che Cesare ha avuto nella cultura fotografica italiana, che a mio avviso era ancora poco delineato, o meglio, c'era certamente, ma andava secondo me precisato e ulteriormente, ecco, valorizzato. Spero che questo lavoro sia stato tale, e naturalmente l'altro aspetto che mi piace dire, insomma, che l'ha già detto anche Giorgio Zanchetti, era una persona che ha comunque partecipato anche molto alle attività del nostro istituto, era una persona che era capace di relazioni profondamente umane e non aveva atteggiamenti di divismo come purtroppo oggi si vede in molti artisti o fotografi, era sempre, si metteva sullo stesso piano dell'interlocutore, quindi era in grado di avere una grande attenzione, e voglio dire una grande attenzione a quello che poi ha ricordato Monica, anche verso le donne, ecco, ma non in maniera retorica. Era capace di ascoltare e aveva una delicatezza di sguardo anche nella fotografia che vista oggi, è veramente, direi, qualcosa di eccezionale. Magari per lui era normale, ma devo dire che nel panorama odierno questo sguardo maschile verso le donne è qualcosa di molto particolare, molto delicato e molto, molto, insomma, molto corretto, molto giusto. Ecco, vorrei che però ci fosse lo spazio per chi poi a fianco a me ha fatto veramente un enorme lavoro, e vorrei che dicesse qualcosa, perché grazie poi ovviamente a Silvia e Sabina che ci hanno seguito in questo lavoro enorme e con le quali c'è stato un grande lavoro poi per realizzare la mostra, che è stata fondamentale, con il registro delle foto a parete e il registro del cosiddetto tavolone, come l'abbiamo chiamato,
E l'altro personaggio importantissimo che per noi è stato Italo Luppi, insomma, amico di Cesare, che non è un accessorio la grafica o l'allestimento, è qualcosa che deve assolutamente andare tutto insieme alla ricerca che si fa, e quindi veramente non c'è stato qualcosa che veniva prima o qualcosa che veniva dopo. La ricerca proseguiva e si sceglievano le soluzioni migliori per poter esprimere i contenuti che insieme erano anche quelli grafici. Ma il lavoro d'archivio, appunto, ha avuto poi una lavoratrice eccezionale che è Sofia Brugo, che vorrei che, insomma, dicesse due parole su questo, che penso che sia stato anche un lavoro, non so, una specie di training in qualche modo, piuttosto duro, bisogna dire, ma comunque con dei risultati, penso, molto dignitosi. Ecco. Sofia? Sì, buonasera a tutti. Sì, ho avuto la possibilità appunto di partecipare, grazie a dottoressa Paoli, a questo bellissimo progetto e di collaborare alla realizzazione della mostra. In particolare mi sono occupata civile, delle ricerche... Col servizio civile. esatto. E, in particolare mi sono occupata delle ricerche archivistiche e bibliografiche. Come è già stato detto, la mostra e il catalogo sono il frutto di un lungo lavoro di indagine che è iniziato da una ricerca e da uno studio dei materiali d'archivio. E la ricerca è stata quindi alla base sia della definizione del percorso che degli apparati testuali presenti in mostra, che hanno trovato posto appunto su questo famoso grande tavolone al centro della sala, nell'allestimento bellissimo di Italo Luppi, e della cui grafica tra l'altro si trova traccia anche nel catalogo. E lì è rappresentata proprio la ricostruzione del percorso biografico di Colombo, e corredato da riproduzioni di documenti, riproduzioni di riviste, lavori che lui aveva fatto per la pubblicità, e fotografie scattate sia da Cesare Colombo che da suoi amici e fotografi. Questo per una prima parte di tavolo e di grafica, perché il percorso in realtà di Cesare Colombo, come già stato ricordato, non si esaurisce lì, ma c'era anche tutta una parte dedicata alla sua attività di critico e di curatore, con una selezione appunto di suoi scritti e di altri contributi critici. Le sue ricerche, il lavoro di ricerca e di ricostruzione di tutte queste vicende biografiche e autoriali sono confluite poi ovviamente in particolar modo negli apparati del catalogo, che sono suddivisi in diverse sezioni. Quindi c'è una sezione biografica, una sezione dedicata alle mostre sia personali che collettive, oltre ovviamente alle mostre a cui lui ha collaborato e ha curato. Una sezione dedicata ai filmati e agli audiovisivi che ricordavano prima anche Silvia e Sabina, in un primo regesto dei materiali appunto che è stato possibile recuperare, e poi tutta la parte bibliografica, quindi sia la bibliografia, i testi appunto scritti da Cesare Colombo come autore, sia i testi su di lui e sul suo lavoro. Tutto questo appunto dà l'idea di quello che è stato davvero un lavoro ad ampio spettro, e di tutti i progetti che ha seguito e a cui ha lavorato appunto Cesare Colombo. E le ricerche sono state il frutto di un lavoro di analisi e di confronto, quindi di una grande mole, un grande insieme di materiali documentari come dattiloscritti, brochure, libri, cataloghi, riviste, conservati appunto in modo molto accurato e resi disponibili dall'archivio Cesare Colombo, e che hanno permesso di pubblicare questo lavoro inedito, e che spero, insomma, speriamo possa contribuire alla conoscenza di questo importante autore, che sicuramente porterà nuovi stimoli sia di studio che di ricerca. Bene, grazie. Sì, io credo, se posso approfittare e dire due parole anch'io, credo che sì, uno dei grandi rimpianti, l'ha detto Giorgio Zanchetti, che la mostra, ma l'abbiamo già ripetuto tutti, ha avuto
ha impedito di vederle in un contesto meno affollato. Io credo che tutti come me siano usciti con l'idea, oggi era la prima, è stato molto bello, c'era molta gente, abbiamo visto molti amici, abbiamo abbracciato e baciato come allora si faceva, molte persone, poi con calma torno a vedere la mostra davvero, soprattutto a leggere e a mettere in relazione quello che c'era sui tavoli con quello che c'era alle pareti, e poi questo non è stato possibile. Però c'è il libro. Il libro è importante secondo me perché riesce a restituire la complessità dei piani come è emerso dai vostri interventi di Cesare Colombo, e soprattutto il libro secondo me è un grande pregio, e quando è finito di sfogliarlo ti vengono degli spunti e hai voglia di riprendere altre idee o a lavorare attorno a delle idee, che credo che sia la cosa in fondo che sarebbe, che avrebbe fatto più piacere a Cesare. Io l'ho conosciuto anch'io come tanti, non posso dire era un amico, però era una persona che se ci si incontrava ci fermavamo a parlare e progettavamo di fare cose insieme su attorno a un tema. Il tema naturalmente è la storia dell'industria del lavoro. Lui era un profondo conoscitore, ricercatore su questo, oltre che autore in proprio, come ben documenta il catalogo e come è stato detto, ma aveva fatto delle ricerche davvero, in questo caso quello che ha detto Monica è giusto in alcuni casi, o in molti, non lo so, ma qui in questo campo sicuramente anticipatore in qualche misura, perché devo dire che quando è uscito il primo libro sulla storia della fotografia industriale, Cesare Colombo, che se non ricordo male doveva essere attorno all'81 o una cosa del genere, non c'era veramente, ha fatto scoprire quel mondo che oggi è diventato per noi che facciamo questo mestiere abbastanza, per fortuna, noto e frequentabile, degli archivi industriali. Cioè lui ha avuto accesso, ha tirato fuori, e quello è stato il primo, poi è stato 100 anni di industria, nel periodo del centenario della Confindustria, o sul posto tale, perché lì insomma le date si potrebbe parlare, ma non è il caso, ma lì fu l'occasione per un altro grande viaggio dentro il mondo industriale. Poi ricordo che mi fece vedere, quando andai a trovarlo, non so più in quale occasione, un filmato, non è un filmato, che è un montaggio in movimento, scusate la mia imprecisione in questo, di fotografie che aveva preparato per un'iniziativa in Francia di storia del lavoro. Credo che Sabina e Silvia possono, come dire, completare meglio quello che io dico. Anche quella aveva messo insieme appunto un enorme sapere. Allora, per quanto riguarda Fondazione Isica, a me piacerebbe che, finito questo infernale periodo, ci si possa incontrare in presenza, ci si possa incontrare a segmentare il lavoro di Cesare, e a me piacerebbe fare un approfondimento, una riflessione su Cesare, fotografo e storico della fotografia industriale. Secondo me verrebbero fuori ancora delle cose interessanti. Naturalmente abbiamo ancora tempo, se qualcuno vuole fare un breve ripresa o un breve richiamo o precisare qualche cosa che ha detto, abbiamo ancora, diciamo, una decina di minuti per recuperare il tempo che complessivamente abbiamo perso. Quindi se davvero senza problemi vi fa piacere, avete voglia, noi siamo qui. E viceversa, se, come dire, sì, abbiamo esaurito, ma io penso che ci siano ancora tante cose da dire, mi taccio e chiedo a Monica di aprire rapidamente un giro finale, se lo ritiene, naturalmente. Microfono. Sì, ecco. Ci cade ci sempre. Sono. Sì, è un classico, soprattutto alle 7:15 di sera, è un classico. Mi sembra che alla fine da tutti gli interventi siano echeggiati, ci siamo rimandati la palla su molti degli aspetti. Io ho ancora una curiosità da ex archivista e vorrei chiedere a Silvia e Sabina se ci sono apparati di corredo alle immagini, se teneva un registro degli scatti, come lavorava dietro le quinte, com'era il lavoro, perché gli esiti li abbiamo sotto gli occhi grazie a questo lavoro, grazie alla mostra, ma dietro le quinte come funzionava? Che tracce ci sono in archivio del lavoro di preparazione agli scatti o del lavoro di archiviazione di questi scatti? Forse è una questione troppo tecnica, però è una curiosità.
preparazione agli scatti. No, forse nel, beh, intanto c'è anche la corrispondenza, per cui sì, i contatti, diciamo, di preparazione per dei servizi fotografici spesso ci sono, insomma. Poi ci sono, ad esempio, i registri delle fatture e anche tutte le fatture. E le fatture spesso parlano, parlano molto eloquentemente. Questo tipo di materiale. Poi, per quanto riguarda l'ordinamento, beh, diciamo che potremmo aprire un altro webinar su questo. Comunque, è sempre stato molto ordinato da un certo punto di vista, quindi c'è una corrispondenza fra la matrice, diciamo, negativo originale e il provino, meno semmai rispetto a delle stampe, però in qualche modo c'è sempre un collegamento e una traccia che colleghi le cose si trova sempre. Poi c'è molto... Come anche i fotocolor. Come anche per i fotocolor, che hanno un ordinamento un po' diverso. Però veramente qui andiamo forse un po' nel tecnico, appunto, come archivisti se ne può parlare per diverso tempo. Però anche come hanno avuto modo di constatare Silvia Paoli e Sofia Brugo, anche per quello che riguarda i materiali su quello che lui produceva, sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista, diciamo, di organizzatore culturale, lui conservava comunque traccia anche in modo abbastanza ordinato e quindi, seppur non schedata, non... comunque è stato possibile ricostruire molte cose appunto proprio attraverso la i veri oggetti conservati comunque cronologicamente. Ecco. Poi ovviamente se ci sono altre domande o curiosità. Grazie. Giorgio, un tuo cameo di chiusura? Eccomi. Sì, no, io penso che, come sempre, ecco, tutti i lavori scientifici ben progettati, ben costruiti, ben fondati e ben realizzati hanno questo di buono, no? Che sono sempre l'inizio di tutta una serie di altri lavori. Ecco, è evidente che penso, ecco, che nei prossimi decenni ci sarà materiale su cui lavorare grazie proprio all'archivio di Cesare, quindi tutti ci auguriamo appunto che questa mostra, la prima di questo spessore, ecco, fatta dopo che non c'era più lui, e questo libro che rimane come punto di partenza agli studiosi, stimolino anche tanti studi nuovi su singoli aspetti del suo lavoro, delle sue collaborazioni, proprio di quel tessuto di conoscenze, di contatti culturali, dei quali secondo me, ecco, lui è stato per tutti noi un esempio positivo. Ecco, e quindi da qui si può partire per le prossime avventure. Benissimo, grazie. Silvia, puoi dire qualche cosa? Io devo solo ringraziare, ma devo dire che tutti quelli che hanno parlato hanno interpretato alla perfezione, insomma, quello che abbiamo fatto. Il mio intento è sempre stato quello di fare dei lavori come questo che aprano, ecco, non che chiudano, e che aprano e che diano la possibilità di continuare su delle basi però solide. Ecco, bisogna fare lavori di questo tipo, ecco, in tutti i campi. Quindi a me piace, insomma, fare un po', io direi forse quasi il lavoro dell'archeologo, tirare fuori, scavare, tirare fuori quello che si può per ricostruire e mettere in fila, che sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è. Insomma, restituire anche qui un'esattezza cronologica delle... insomma, dei posizionamenti, ecco, a livello culturale, storico, che consentono poi di avere delle basi, spero, abbastanza solide per proseguire. Direi che questo è fondamentale per tutti, insomma. Sì, un modo molto corretto e generoso di interpretare il lavoro che stai facendo, di cui ti ringrazio, a nome di quelli che appunto ne beneficeranno in seguito. Insomma, a questo punto ringrazio tutti e confermo che chiudo la registrazione, non prima però di aver ricordato che lunedì 31 avremo un secondo
tassello di questo breve viaggio, fotografia e design, la costruzione dell'immagine del prodotto industriale. E do appuntamento a chi ci ha seguito e a chi ci seguirà per quella giornata. E ringrazio tutti e vi saluto staccando la registrazione.